Ma quanto è figo il mondo! Cioè, guardate dietro di me. È il mondo super figo. Cioè, ma c'è, cioè, ma c'è. Cioè, ma quanta meraviglia, quanta bellezza. Io sono emozionata, guardate che bel posto che ci troviamo. Cioè, veramente bello. Noi saliremo esattamente lì. Allora, ragazze e ragazzi belli, oggi sono in compagnia di Emanuela. Ciao! Siamo a Serravalle, dalle parti di Vittorio Veneto, e stiamo per percorrere il sentiero di Sant'Augusta che ci porterà esattamente su all'Eremo. Venite con noi! Qui ci troviamo a Serravalle, un quartiere di Vittorio Veneto in provincia di Treviso. È un borgo molto antico, forse addirittura un presidio militare d'epoca romana. La tradizione attribuisce la fondazione di Serravalle al barbaro visigoto Matrucco, la cui figlia Sant'Augusta è la patrona di Vittorio Veneto, assieme a San Tiziano. È da qui che parte la salita al santuario della Santa, di cui a breve vi racconterò la storia. Ma prima di iniziare, vi chiedo di notare le cappelle votive che troveremo lungo il percorso, costruite in seguito alla grave pestilenza del 1630. L'antica leggenda di Sant'Augusta vuole che in un'epoca assai remota, quando i barbari del nord Europa e dalle steppe dell'Asia iniziavano a migrare verso le fertili e più ospitali regioni mediterranee, tra di loro ci fosse Alarico, re dei Visigoti, che invase le Venezie e insidiò qui, nella fortezza che presidiava Serravalle, uno dei suoi migliori capitani, Matrucco. Il guerriero Visigoto aveva nel sangue il culto di Odino e perseguitava i cristiani. Intorno al 410 d.C., la moglie, tanto amata, morì di parto e la piccola, a cui dette il nome di Augusta, venne affidata ad una nutrice che di nascosto iniziò la bambina al cristianesimo e la fece battezzare da un vecchio eremita. Purtroppo il padre Matrucco iniziò a sospettare del comportamento caritatevole della figlia e la fece seguire da un servo che denunciò al padrone il fatto che Augusta si riunisse per pregare assieme ai cristiani. Matrucco tentò più volte di riconvertire la figlia, ma questa non cedette mai, dichiarando di essere disposta a morire piuttosto che a rinnegare la fede. Il padre passò quindi alla tortura fisica, ma non mi addentrerò in particolari di queste, perché fu davvero terribile. Ogni volta però la figlia miracolosamente ne rimaneva indenne, fino a quando non le venne tagliata la testa. Il santuario sorge sul luogo del martirio della Santa di Serravalle e al suo interno sono custodite le sue spoglie. Siamo quasi arrivate, vedete lassù? Ta-ta! Siamo gli ultimi scalini. Ne siamo giunte. Sei pronta per fare l'ultima scalinata? Sì, dai, balcone degli Alpini. Dà sempre molta soddisfazione. Comunque avete visto, dai, carino. Grazie. Io ho una fame bestia, tu hai una fame bestia? Tanta! Una fame Pancino bestia. Che brontola. Io non ho pancino, ho un pancione. Tu sei quella che, che no, non ho fame, non ho fame, poi ti mangi. Un bufalo intero, un dinosauro avrei mangiato. Voglia di mangiare un triceratopo. Comunque abbiamo trovato il nostro spot con una meravigliosa vista sul santuario e sulle Belluno montagne che dovrebbero essere. là. Sì, ma non so, questa è Oh, mi sfuggono sempre i nomi delle montagne. Vabbè, sono delle bellissime montagne e sotto con l'autostrada, mi sembra giusto. Allora, noi ci cibiremo oggi.
con anche della ottima, meravigliosa birra. Tin! Ai ritrovi! Poi quelle persone che vengono con le scuse di portarti una graffetta. Sì, intanto si fanno i cavoli tuoi. Perché vuoi vedere che in che situazione che se troviamo? Comunque, dopo questo bellissimo pranzetto, la sciallezza... Ristoratore. Esatto, il ristoratore, la sciallezza è d'obbligo e quindi ci sciagliamo un po'. Ma abbiamo deciso la prossima meta e andremo dove? Alle grotte di Caglierun. Esatto, alle grotte del Caglierun, ecco, per esattezza. Scusi, maestrina. No, si sta proprio bene qua. Fa anche quasi caldo.